Bentrovati con l'informazione sportiva del lunedì di Molise TV. Ieri bene per le molisane impegnate nei massimi tornei. Il Campobasso ha vinto, continua dunque la salita verso la salvezza. Bene anche per le molisane in Serie D. Il Termoli e l'Anione hanno vinto, l'Isernia ha perso contro la San Benedettese, però ha sicuramente disputato una delle sue migliori prestazioni finora in questo campionato. Ma andiamo con precisione e iniziamo dalle schermate di Lega Pro. Gavorano Aprilia 2-1, Poggibonsi Arzanese 1-1, Fondiborgo Aburgiano 0-0, Aversa Campobasso 1-3, Chieti Foligno 0-0, Melfinter Reggio 1-0, Teramo L'Aquila 2-0, stesso risultato tra Vigor Lamezia e Pontedera. Martina Franca Salernitana terminata 0-1. Salernitana 67 punti, Pontedera 59, Aprilia 53, Chieti 52 insieme all'Aquila. 49 punti per il Poggibonsi, 47 per il Teramo, 43 per il Campobasso, 42 Melfi insieme a Martina Franca, 41 punti per Vigor Lamezia e Foligno, 40 per Borgo Abugiano e Arzanese, 38 Gavorrano, 36 Interreggio. Chiudono Aversa con 15 e Fondi con 14. Ancora un successo dunque per il Campobasso che ha battuto l'Aversa per 3-1 con reti di Divicino, Maiella e Capitan Minadeo. Il Lupo vola così a 43 punti e passo dopo passo sta raggiungendo la salvezza. Adesso all'appello mancano soltanto gli incontri con il Fondi e il Melfi. Intanto vediamo il servizio. Il Campobasso suona la decima sinfonia, ottenendo il settimo successo negli ultimi 10 incontri con ben 24 punti conquistati, una media da prima della classe per un filotto che ha consentito ai lupi di risalire la china della classifica dalla penultima posizione sino all'ottava piazza a ridosso della zona playoff. Senza la penalizzazione, la squadra di Mister Vullo si troverebbe a soli 3 punti dagli spareggi per la promozione in prima divisione a 2 giornate dalla fine del campionato. Anche se non c'è ancora la matematica, la salvezza è ormai raggiunta, considerando che domenica prossima al Selvapiano arriverà il già retrocesso Fondi. Un vero e proprio miracolo sportivo dei calciatori rossoblu che appena 2 mesi fa sembravano spacciati a una mesta retrocessione in Serie D. A decidere l'incontro in terra campana sono stati Divicino, Maiella e Capitan Minadeo, ovvero i 3 uomini più rappresentativi dell'organico allenato da Sasa Vullo. Il Campobasso passa in vantaggio già dopo un giro di lancette. Direttamente da calcio d'angolo di Vicino tira direttamente in porta. Il portiere campano blocca ma si trascina il pallone dentro la porta. Sulle proteste che ne scaturiscono a farne le spese l'allenatore dell'Aversa Raffaele Sergio, ex trainer de Molisani, che viene allontanato dalla panchina dal direttore di gara Silvia Teaspinelli della sezione di Terni. L'Aversa risponde al minuto 8, Visone scambia con Iovenne che calcia dal limite dell'area di rigore e Giuliano blocca senza troppi problemi. Un minuto dopo, sul fronte molisano, Bussi si libera di Marano sulla sinistra e dal vertice dell'area di rigore lascia partire una conclusione respinta da Salese e sulla ribattuta Maiella manda incredibilmente fuori. I campani pareggiano inaspettatamente al 19esimo. Visone guadagna per i locali un calcio di punizione dal vertice dell'area di rigore. Giglio disegna una parabola imprendibile per estremo difensore rossoblu Giuliano. Il Campobasso si riporta in vantaggio al 31esimo. Lungo rilancio del portiere Giuliano, Maiella brucia sul tempo Giglio e Marano con un pallonetto supera Salese posizionato fuori dai pali. Il primo tempo termina con un cross di Iovene dal fondo. Gesuele, a un passo dalla riga di porta, si fa anticipare da Minadeo che allontana il pericolo. La ripresa si riapre con i campani in avanti, Iovene ci prova con un tiro cross che si spegne sul fondo. Ancora l'Aversa al 59esimo, Dursi serve in area di rigore Gesuele che va alla conclusione, Giuliano si distende e blocca. Al 64esimo Gesuele prova a beffare il numero 1 rossoblu, Giuliano che alza il tiro sopra la traversa. L'Aversa normanna, nonostante sia già retrocessa, vuole conquistare il primo punto del girone di ritorno e così al 71esimo va al tiro il neentrato Castaldi che dal vertice dell'area di rigore manda di poco alto sulla trasversale. Il Campobasso chiude l'incontro al minuto numero 76 quando Capitan Minadeo dal vertice dell'area di rigore prova la conclusione che sorprende sul primo palo Salese e l'1-3 che chiude la contesa. Il Campobasso vince ancora ormai per la terza stagione consecutiva, ottiene la permanenza nel campionato di seconda divisione della Lega Pro. Restiamo in Lega Pro. Ieri la Salernitana, che ha già guadagnato la promozione in prima divisione, ha vinto anche sul Martina Franca per una rete a 0. Il servizio. La Salernitana vince a Martina Franca 1-0 con una rete di Capua nei minuti finali del primo tempo su deviazione di Filosa, un successo meritato che consente alla squadra di Perrone di poter festeggiare anche la matematica certezza del primo posto in questo campionato, oltre alla promozione già acquisita. Successo meritato perché oltre al gol la Salernitana ha avuto almeno altre 7 occasioni per raddoppiare. Una squadra inedita quella schierata da Perrone per 6 undicesimi diversa dalla formazione di domenica
domenica scorsa, senza Ginesta, senza Perpetuini, senza Guazzo, con Mancini in panchina, con Molinari e Giubilato coppia centrale, Gustavo e Ricci in avanti, con Zampa a centrocampo e poi Toposis punta centrale. Proprio il Greco dopo un quarto d'ora si rende pericoloso, pallone che termina in calcio d'angolo, un minuto, azione Adeleke, Ricci, Adeleke è un'altra delle novità di questa partita, girata, Ricci in acrobazia ha cercato di realizzare, il portiere molto bravo, Perino, il migliore della Martina Franca, ha deviato il pallone in calcio d'angolo, poi dopo due minuti l'unico tiro del Martina di Mangiacasale, deviato in angolo, ancora Toposis si fa vedere di testa al 25esimo, incrocia bene, la palla esce, poi al 28esimo ci prova Montervino, una conclusione che termina non di molto al lato. Quindi al 31esimo la più nitida palla gol sullo 0-0 per i Granata, su angolo Molinari schiaccia il pallone di testa, lo incorna bene, ma è altrettanto bravo, distinto, a respingere da pochi passi Perina. Poi Montervino esce, lascia il campo per questo affaticamento muscolare, a Capua. Al 41esimo proprio Capua realizza il gol al termine di una bella azione che si è sviluppata sulla sinistra, poi il pallone è arrivato a Capua, la conclusione deviata dal giocatore Filosa, numero 6 della squadra avversaria, deviazione decisiva, palla che termina sulla sinistra di Perina e dunque l'1-0 che sarà poi decisivo nella ripresa. La Salernitana insiste, Adeleke prova subito a raddoppiare ma non ottiene fortuna, ci ha provato Adeleke, è stata buona la sua prestazione, quindi al 16esimo ancora Capo, anche stavolta il tiro viene deviato, al 20esimo Gustavo ci prova con un pallonetto avendo visto il portiere fuori dai pali, poi esce Toposis, entra Mancini, diventa Gustavo la punta centrale, Mancini dà nuova verba all'attacco. 21esimo Ricci si trova tu per tu col portiere avversario, anziché alzare la palla conclude in diagonale, il portiere respinge la conclusione, appunto respinge il tiro di Ricci neutralizzandoglielo. Dunque al 24esimo ancora Gustavo ci prova, il brasiliano non trova però lo specchio della porta, la sfera esce di pochissimo, poi Molinari su calcio di punizione, ancora Perina, ancora calcio d'angolo e poi l'ingresso in campo di Vettraino al posto di Ricci e proprio il giovane Vettraino è protagonista dell'ultima azione pericolosa della partita, anche stavolta trova il portiere Perina sulla sua strada, finisce 1-0 per i Granata con l'abbraccio finale tra i 300 tifosi giunti qui al Tursi di Martina Franca e la squadra di Perrone. La Vigor Lamezia ha vinto sulla seconda della classe il Pontedera per 2-0. Come possiamo vedere nelle immagini, ha fatto tutto Longoni che al primo minuto ha calciato alto un calcio di rigore. Dopo 60 secondi per farsi perdonare, il numero 10 porta in vantaggio il Lamezia con una conclusione sotto misura, scattando dunque sul filo del fuorigioco. Il secondo gol arriva con una punizione potentissima, il portiere avversario non può far nulla. Il Vigor Lamezia è ora fuori dai play-out. Pareggio a reti inviolate tra il Chieti e il Foligno, un punto per consolidare il posto dei play-off dei teatini che ha consentito invece agli umbri di portarsi fuori dalla zona dei play-out. Passiamo adesso alla Serie D, vediamo insieme le schermate. Fidenia Miternina terminata 1-1, Celano Astrea 2-0, San Benedettese Isernia 3-2, Maceratese Jesina 2-1, Ancona Olimpiagnonese 3-4, Vispesaro Recanatese 1-0, Termoli Renato Curi Angolana 3-1, Città di Marino San Nicolò 1-2, Civitanovese San Cesario 0-0. La classifica, San Benedettese dunque passata al primo posto con 68 punti, inseguita questa volta dal San Cesario a 67, Termoli terza 65 punti, Maceratese 63, Vispesaro 57, Ancona 53, Olimpia Agnonese si porta a 52 punti, Astrea 47, Jesina 43, 40 punti per il Fidene, 39 per la Civitanovese, 37 per Amiternina e Renato Curi Angolana, 35 punti per l'Isernia, 32 per il Celano, 29 per la Recanatese, chiudono il San Nicolò con 22 punti e il Città di Marino con 20. Il Termoli di mister Giacomarro dunque continua la sua corsa in campionato anche se con poche presenze di tifosi alla Cannarsa, come evidenziato dallo stesso presidente Nicola Cesare. Match winner di giornata il sorprendente Miani che ha messo a segno ben 3 reti. Vediamo.
Iani e da copertina, il Termoli sogna ancora di riscrivere la storia del campionato e vince intanto senza colpo ferire 3-1 sulla Renato Curi angolana con l'attaccante che trascina i giallorossi con una tripletta da campione. Primo tempo ad appannaggio del Termoli che crea occasioni e fa gioco, più Curi nella ripresa con i pescaresi in cerca di punti salvezza. Si comincia con il saluto al capitano Marcello Corazzini, classe 74, tornato in giallorosso dopo tanto girovagare, che chiude la sua carriera proprio con la maglia del Termoli. E poi via alla cronaca ed è subito Termoli in attacco. Miani va in corridoio, si ritrova tu per tu con Angelozzi, conclusione dell'attaccante di destro a botta sicura, palla al lato di pochissimo, e la volta di Bartolini al nono, conclusione dal limite dell'attaccante termonese, il portiere pescarese c'è e non si fa sorprendere. I giallorossi provano a tenere i ritmi alti, sospinti dal pubblico termonese, gli ospiti non si scoprono e quando possono fanno valere la verve giovanile di una squadra che sta lottando per salvarsi senza passare per i play-out. Al 32esimo è ancora il Termoli a rendersi pericoloso al termine di una buona giocata innescata da Vitteritti dalla destra. Bartolini fa la sponda ma la stoccata vincente non riesce ad Angelo da buona posizione. Al 33esimo la Curi si fa vedere dopo la conclusione di Ferrarese dal limite, in bimbo si distende e chiude in corner. Sul rovesciamento di fronte però sono ancora i giallorossi a rendersi pericolosi con Caravaglio, il cui tentativo da limite di destro si spegne di poco al lato alla destra di Angelozzi, ma il gol è nell'aria e arriva al 39esimo sul corner battuto da Cianni e Miani a battere la rete di testa. Angelozzi non trattiene per l'attaccante il 20esimo gol in campionato, festa sulle gradinate del Cannarsa dopo i primi 45 minuti di gioco. Il Termoli ha due punti dalla vetta, la ripresa si apre con i pescaresi pericolosi. Ferrarese da calcio di punizione trova la barriera, la palla però si impenna, Vespa prova a colpire in bimbo, alza sulla traversa per evitare guai peggiori. La Curi insiste dall'ottavo, la conclusione di Scampamorte dal limite sorvola di poco la traversa. Il Termoli risponde poco dopo con il diagonale di Vitteritti che Angelozzi ribatte in tuffo, ma è la Curi ad essere più intraprendente nella ripresa e dal 16esimo è Vespa a sfiorare il pari dopo il dribbling in aria. In bimbo salva i suoi e conserva il vantaggio del Termoli. Al 35esimo il Termoli però fa il bis ed il gol arriva come una liberazione sulle gradinate del Cannarsa, perché i pescaresi stanno facendo veramente venire i brividi alla difesa di casa. E così quando Corazzini batte il calcio di punizione senza pretese, Angelozzi confeziona un gentile regalo per Miani che da rapinatore d'aria riceve e mette dentro il 2-0. La gara finisce praticamente qui, ma c'è ancora il tempo per vedere l'azione in fotocopia che porta il Termoli al 3-0. Il regalo è sempre di Angelozzi, questa volta non trattiene la conclusione dalla distanza di Bartolini. Miani ancora lui mette dentro e firma la tripletta e leadership in classifica, marcatori con 22 gol prima del triplice fischio finale. C'è ancora tempo per gli ospiti per segnare il gol del 3-1, lo firma Vespa al 51esimo, al 45esimo per De Matteis che per tu con in bimbo mette dentro. Il Termoli vince e convince, quindi resta incollato alle due battistrada del campionato. Fra i rimpianti tanti e i doverosi applausi per la squadra giallorossa per la splendida stagione fin qui vissuta in riva all'Adriatico. L'Olimpia Agnonese spugna il Delconero di Ancona dopo una partita all'insegna dell'inseguimento reciproco. A decidere le sorti ci pensa poi Andrea Sivilla, che mette a segno il gol del vantaggio definitivo. Prima di lui Orlando, Leonetti e Pizzutelli. Vediamo. Cala il sipario al Conero sulle ultime residue speranze di salvare la stagione. L'Ancona KO in casa contro l'Agnonese a seguito di un pirotecnico 3-4 e fuori dai playoff, a beneficio della Vispesaro, spinta al quinto posto dal caso Bellucci, esempio emblematico degli strafalcioni biancorossi in questo campionato. Da domani cominceranno i processi e forse è il caso di imparare dagli errori per provare a programmare un futuro vincente davvero. Pirotecnici primi 13 minuti, merito soprattutto di due difese indecenti. Dopo neanche un minuto gli ospiti sono già avanti. Ricamato si inserisce in un corridoio incredibilmente lasciato aperto dalla Briole Lispi e batte Darcier. Quest'ultimo si infortuna poco più tardi, riportando una grave distorsione al ginocchio sinistro. Esordio per il baby Masserano. I dorici però riescono a trovare il pareggio all'11esimo. Artiaco centra per il tutto solo Palumbo che fulmina Biasella. Passano 60 secondi e Leonetti, incustodito da Gagliardini, battezza Masserano con un siluro sotto la traversa. Non c'è tempo per aggiornare il tabellino che Lispi, in girata nel cuore dell'area avversaria, sistema le cose in parità.
Un ritmo così alto non può durare, inevitabile un calo. Agnonese attenta a rincolare per ripartire veloce, Ancona che tiene il possesso ma non sfonda, finché all'ultimo di recupero Cossu per tre volte sfiora il vantaggio. Prima di sinistro, coi piedi Biasella, quindi di destro e colpisce la traversa, infine in acrobazia ma sfiora il palo. Alla squadra di Favo serve la vittoria, che cerca nel secondo tempo con vigore e veemenza, esponendosi però al contropiede ospite. Al 12° Masserano smanaccia un diagonale di Pizzutelli che poi Sivilla calcia alto. Poco prima del quarto d'ora Artiaco perde il tempo della conclusione nell'area di rigore molisana e viene chiuso. Agnonese allora torna avanti, errore della difesa dorica in uscita, palla al piede, ne approfitta Pizzutelli che supera Masserano con un rasoterra mancino. La risposta di Biancorossi non si fa attendere, al 28° primo gol con la maglia dell'Ancona di Ingari, girata di testa in bello stile. Alla mezz'ora Biasella dice di no al destro in area di Artiaco a colpo sicuro. Nel momento di maggiore spinta gli ospiti colpiscono ancora e di Bomber Sivilla, capocannoniere del girone, il colpo del definitivo KO. L'Ispi al 90° rimedia su Pizzutelli e limita il passivo, ma sulla stagione dell'Ancona ormai c'è solo da mettere il punto finale. Una prestazione straordinaria quella dell'Isernia di ieri contro la San Benedettese, che intanto si è portata al primo posto in classifica, come abbiamo visto. Va in rete per prima Capuozzo e poi anche Guglielmi, ex San Benedettese. Ma vediamo tutto nel servizio. I 90 minuti a Riviera delle Palme hanno deciso la stagione dei marchigiani, che battendo l'Isernia con un rocambolesco 3-2 superano il San Cesario in classifica. Mingione per primo si fa pericoloso con un tiro fuori dall'area, il portiere rossoblu Barbetta si rifugia in angolo. Poi fa tutto Pazzi in area di rigore, per fortuna dei biancocelesti viene bloccato in aria. Angolo per la Samba, Marini anticipato, arriva a Scartozzi e viene fischiato il fuorigioco. Poi ci pensa Guglielmi con un tiro da fuori a far tremare Riviera delle Palme e poi con uno splendido tiro Capuozzo porta in vantaggio l'Isernia. Ma arriva subito il pareggio, da angolo Forgione trova la testa di Conda Matteo e 1-1. Poi splendido contropiede dell'Isernia che vede Barbetta ancora impegnato tra i pali. Poi è Mattia Santoni a portare la Samb in vantaggio nell'esplosione di gioia dei tifosi locali. La Samb poi si addormenta un po', Nicolai di rovesciata cerca Guglielmi che non ci pensa due volte a metterla dentro. È in questo modo che l'ex giocatore rossoblu punisce il Riviera delle Palme. Poi ancora Guglielmi che cerca Mingione, facile qui l'intervento di Barbetta. Al 17° Marini pesca Pazzi che di tacco passa a Carpani, pallone sul fondo. Ancora Guglielmi che di sinistra cerca la sua seconda rete e poi di testa con un tuffo ci pensa Marini a mettere la firma sul terzo gol, che segna dunque l'epilogo dell'incontro. Una straordinaria Isernia quella di ieri, che esce a testa alta dallo scontro con l'attuale prima della classe. Passiamo adesso al massimo torneo regionale, vediamo le schermate. Sesto Campano Cerrese 8-0, Sessano Gambatesa 3-0, Maronea Rocca Ravindola 1-5, Vasto Girardi Turris Santa Croce 0-3, Calcio Dauna Fornelli 1-0, Montenero Venafro 1-1, Boiano Sant'Angiolese 4-0, Campobasso 1919 Pozzilli terminata 4-1. La classifica, il Boiano 72 punti che dunque ha vinto il campionato di eccellenza, Fornelli 67, Turri 60, Croce 64, Calcio Dauna 59, Sesto Campano 54 insieme al Vasto Girardi, Campobasso 1919 52, Montenero 36, 34 punti per il Venafro, 31 per Pozzilli e Rocca Ravindola, 29 per il Sessano, Gambatese e Sant'Angiolese 26 punti, la Maronea con la sconfitta di ieri resta a 20, Cerrese chiude con 0. E approfittando dunque della caduta del Fornelli contro la Gioventù Calcio Dauna, il Boiano ha vinto il campionato di eccellenza battendo al Colalillo per 4-0 la Sant'Angiolese. Il servizio. Massimo 1, grazie. Sabatino. Sebastiano 2, grazie. Masitto. Alessandro 3, grazie. Curto. Francesco 4, grazie. Sabatino. Abbiamo 5, grazie. Cudolo. Nicola 6, grazie. Vinci Guerra. Dorato 7. Pignataro. Gerardo 8, grazie. Caiello. La timida Sant'Angiolese arriva al Colalillo piuttosto intimorita di fronte alla capolista, tanto che la prima frazione di gioco si incentra tutta sulla metà campo bianco-celeste. Quanta paura per gli avversari campani. Ma veniamo alla cronaca. Al 9° minuto il Colalillo già si scalda con il primo gol matesino a firma di Grillo, l'atleta che per senso del gol fa sempre la differenza in campo per i suoi compagni. Su rimessa laterale battuta da Sabatino Fabiano, il numero 11 matesino svetta su tutti cercando il secondo palo. Dopo 4 minuti
minuti l'11 di Carosella guadagna un calcio di rigore. La mischia in area non convince il signor Carpano di Termoli, che non ci pensa due volte a fischiare il tiro dagli 11 metri. Sul dischetto l'altra pedina fondamentale biancorossa ha donato Vinci Guerra, che non sbaglia, e 2-0 per i padroni di casa. Dopo pochi minuti in gol Aiello, e che Aiello oggi, complimenti a lui che gonfia la rete di Lullo, il fratello del giocatore del Termoli. Sant'Angiolese in panne, che addirittura sfiora l'autogol, cross in area, poi Cialella di testa colpisce il palo. Al 25esimo ancora Grillo in partitissima ci prova con un pallonetto e il Colalillo non può che applaudire. Dopo un minuto l'arbitro annulla un gol al Boiano dopo vari rimpalli in area. Lasciamo a chi guarda decretare la veridicità della scelta di Carpano. Al 34esimo il Boiano sfiora il poker, stop splendido di Grillo che cerca Curto. Peccato che il numero 4, biancorosso, non finalizza. Al 38esimo si fa vedere la Sant'Angiolese con Ricciardi che carica il destro. Policano per la prima volta è costretto a sporcarsi i guantoni, ma pare il tiro. 41esimo Grillo cerca Vinci Guerra, lo trova e con la sua solita tenacia cerca la porta e guadagna un angolo. Termina qui il primo tempo. La ripresa vede ancora un Boiano agguerrito, al quinto minuto Sabatino ha una grande occasione, peccato che non finalizza proprio sotto la curva dei suoi sostenitori, intanto arrivati numerosi al Colalillo. All'ottavo Montone ci prova dalla distanza con una punizione, ma tira alto. Al 12esimo occasionissima per i matesini con Aiello, che spreca una palla d'oro tra lo sconcerto del pubblico. Al 23esimo Carosella decide poi per un cambio, fuori Sabatino, dentro Massa, e proprio Sabatino, che ha lasciato il rettangolo di gioco, andrà a festeggiare con i suoi tifosi in curva. Al 26esimo ancora show di Aiello, che addirittura atterra di Lullo e per lui è richiesto l'intervento medico dalla panchina. Al 29esimo ci prova la Sant'Angiolese con una scivolata di Cialella che preoccupa, ma non molto, i biancorossi. Al 31esimo Iameo sorprende tutti, Boiano un po' distratto e la palla sembra quasi essere entrata dentro, ma forse è solo una illusione ottica. Al 36esimo arriva anche il poker a firma di Aiello, il ragazzo da Pompei trova il secondo gol della giornata, meritatissimo, vista la prestazione. Da qui in poi solo cori e festeggiamenti per i matesini, soprattutto con la notizia della sconfitta del Fornelli. La Serie D a questo punto si tinge anche di biancorosso. Passiamo adesso alla promozione, vediamo insieme i risultati di ieri. Riccia Life 3-2, Sant'Eliana Biferno 5-0, Cliternina Campo di Pietra 3-1, Toro Castelmauro 0-1, Rocca Vivara Bossese 0-3, Verano Ripa Limosani 6-0, Montaquila Rocca Sicura 4-2, Vinchiaturo Roseto 2-9. La classifica: Roseto 65, Verano 59, Campo di Pietra 54, Montaquila e Alife 50. 46 punti per Cliternina e Sant'Eliana, 41 per il Castelmauro. Riccia 39, 36 per Bussese e Rocca Sicura, 35 per il Toro, 25 Biferno, Ripa Limosani 22, Vinchiaturo 21, Rocca Vivara 20. Prima di salutarci alcune notizie di basket di divisione nazionale C, la sconfitta della Farmacia Sardella Venafro al Palamazzola di Taranto interrompe la striscia positiva dei ragazzi di coach Mascio. 75-63 il risultato finale. Ottavi in regular season, ora nei quarti di playoff che inizieranno il 5 maggio, il Venafro incontrerà il Magic Team Benevento. Passiamo alla Serie C regionale. L'Ital con Campobasso ha perso contro il Campli per 83-44, mentre dopo un avvio scoppiettante dell'NBC, Campobasso e Rossoblù perdono contro il Mim Termoli con il punteggio di 84-73. Bene anche il Globo Isernia che vince sul San Vito Ortona con 82-73. Bene, con questo chiudiamo qui la nostra informazione sportiva. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.